Ogni volta che esco a correre mi concentro su un aneddoto bizzarro della mia vita. Qualcosa da ripercorrere mentalmente e che mi faccia sorridere o imbarazzare o che mi provochi addirittura fastidio. Lo trovo catartico o forse è solo una fissazione. Ma chi non ne ha? Oggi, con questa pioggerellina che mi bagna mentre corro lungo il fiume, mi è ritornato alla mente il giorno in cui Ilaria è venuta a stare a casa con me ed Elena, esattamente un anno fa. È sera, la casa è tirata al lucido per l'occasione. È tutto perfetto. La pizza che abbiamo fatto io ed Elena cuoce in forno. Le candele sono accese. Elena è in bagno a spazzolarsi i capelli perché vuole essere perfetta. Ilaria arriverà a momenti. Questa è una serata davvero speciale, la serata in cui la nostra famiglia prende finalmente forma. Elena sembra felice di questa novità. La mia bambina e Ilaria sono sempre andate molto d'accordo e proprio il rapporto che sono state in grado di costruire nel tempo mi ha dato la spinta per iniziare questa nuova fase della nostra vita. La serata pizza e film è ormai una nostra tradizione del venerdì sera, solo che da oggi Ilaria non andrà più via a tarda sera, ma rimarrà a casa. Sì, perché da stasera questa sarà anche la sua casa. Io sono emozionatissimo. Elena è uscita dal bagno e sta apparecchiando con una cura che mi commuove. Ha voluto prendere i tovaglioli lilla, il colore preferito di Ilaria, e siamo pronti per vedere un film che ci ha consigliato una famiglia di amici, Hugo Cabret, di Martin Scorsese. Ilaria suona alla porta. È sorridente come sempre e ha in mano un pacco, lilla. È per Elena, un cuscino a forma di alpaca da mettere nella sua stanza. Elena l'aveva visto in una vetrina del centro e se n'era innamorata. Ha anche un trolley con alcune cose. Le altre le recupereremo con calma nei prossimi giorni. La serata è praticamente perfetta. La pizza è davvero squisita. La mangiamo tutta con gusto. Le candele hanno un buonissimo odore di arancia e cannella e il film e il divano ci stanno aspettando. Il film è davvero piacevole. Elena è rapita dalla storia di questo ragazzino di 12 anni con la passione per il cinema che vive nascosto in una stazione ferroviaria a Parigi e anche a me Ilaria piace molto. A un certo punto però Elena è davvero stanca e sta per addormentarsi sul divano, quindi è il momento di accompagnarla a letto. La porto nella sua camera mentre stringe la sua nuova amica alpaca tra le braccia e in pochi minuti si addormenta serena. Io rassetto un po' in giro mentre Ilaria decide di farsi una doccia prima di andare a dormire. Domani alla sveglia molto presto e anch'io devo andare a correre. È così bello che lei sia qui con noi. Mi chiede di non finire il film senza di lei. Così, mentre riordino la cucina, mi metto ad ascoltare un podcast. A un certo punto sento uno strano rumore provenire dal bagno. Forse Ilaria non riesce a trovare ciò che le occorre. Così le chiedo se va tutto bene. Non risponde, ma sento degli strani rumori metallici. Mi avvicino alla porta, busso e Ilaria mi apre mentre combatte contro il lavandino che sta sputando acqua in tutte le direzioni. È in piedi, vestita e tutta bagnata. Provo un po' a tentare di arginare l'acqua, ma capisco che la mia è una sfida impossibile. Nel frattempo è arrivata anche Elena, attirata dal rumore. Bastano pochi minuti e siamo tutti completamente zuppi. Prendo di corsa un paio di asciugamani, li do a Elena e Ilaria e corro a chiudere l'acqua mentre loro schizzano fuori dal bagno. Chiudo il rubinetto centrale e finalmente l'acqua smette di uscire. Siamo zuppi, letteralmente. La nostra prima sera insieme finita così, tutti bagnati. A un certo punto Elena scoppia a ridere e anche io e Ilaria. Ci asciughiamo tutti e asciughiamo il bagno. Elena non vuole andare a dormire senza prima averci dato una mano. Per fortuna il giorno dopo l'assicurazione mi ha inviato un artigiano per riparare il danno, altrimenti ci sarebbe stato poco da ridere. Ecco, sono arrivato sotto casa. Nonostante la pioggia, sono meno bagnato di quella sera. Però che bel ricordo. Da lì è iniziata una nuova, fantastica avventura in tre. Questo podcast è stato offerto da Unipol Sai Assicurazioni.
con soluzioni per la protezione della tua casa 24 ore su 24. Scoprile su unipulsai.it o in agenzia.